al suo posto in riva al fiume, Susanna ti ha voluto accanto, e ora ascolti andare le barche, ora vuoi dormirle accanto. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei, e ti offre il tè e l'arance che ha portato dalla cena, e proprio mentre stai per dirle che non hai niente da offrirle, lei è già sulla tua onda e fa che il fiume ti risponda che da sempre siete amanti. E tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché sai che lei tocca il corpo, il suo corpo perfetto con la mente. E Gesù fu marinaio finché camminò sull'acqua, e restò per molto tempo a guardare solitario dalla sua torre di legno, e poi quando fu sicuro che soltanto agli negati fosse dato di vederlo, disse: siate marinai, finché il mare vi libererà. E lui stesso fu spezzato, ma più umano abbandonato nella nostra, mentre lui non naufragò. E tu vuoi viaggiarli insieme, vuoi viaggiarli insieme ciecamente, forse avrai fiducia in lui, perché ti ha toccato il corpo con la mente. E Susanna ti dà la mano, ti accompagna lungo il fiume, porta addosso stracci e piume, presi in qualche dormitorio, che sole scende come miele su di lei, donna del porto, e ti indica i colori tra la spazzatura e i fiori, scopri eroi tra le alghe marce e i bambini nel mattino che si sporgono all'amore, e così faranno sempre, e Susanna regge lo specchio. E tu vuoi viaggiarli insieme, vuoi viaggiarli insieme ciecamente, perché sai che ti ha toccato il suo corpo perfetto con la mente.